Ciao cari amici e benvenuti. Si chiama 3D Surround, Virtual Surround o semplicemente cuffia 5.1 o 7.1. Quello che voglio spiegarvi oggi è come può una cuffia riprodurre appunto un suono surround. Partiamo da un presupposto, probabilmente il nome più corretto per definire questa tecnologia è Virtual Surround, perché di fatto quello che la cuffia fa è ricreare un suono multicanale virtuale. Già perché una cuffia è composta da due altoparlanti che mettiamo a contatto con le nostre orecchie, quindi non ci sono altri altoparlanti posizionati nell'ambiente attorno a noi. Un sistema surround classico, per l'appunto un 5.1 o un 7.1, è composto da più altoparlanti posizionati nell'ambiente, nella stanza, davanti, da parte o dietro di noi. E quando viene riprodotto un film o un gioco con una traccia multicanale corretta, a ogni singolo altoparlante viene inviata appunto una traccia musicale, un suono, e questo appunto viene riprodotto. Questa riproduzione di suoni da tutti gli altoparlanti posizionati attorno a noi creano una sorta di bolla audio in cui noi siamo immersi e quindi possiamo percepire i vari suoni derivare dalle differenti direzioni e muoversi attorno a noi. In una cuffia, appunto come questa, che ora vi faccio vedere, poi vi spiego anche perché ho scelto questa cuffia per supportarmi in questo video, come detto, insomma, gli altoparlanti sono solamente due, le conoscete tutti, le cuffie, e di conseguenza per ricreare quello che è un suono surround bisogna trovare altri stratagemmi. Fermiamoci un attimo e consideriamo quelle che sono le differenze tra l'ascolto di un paio di altoparlanti posizionati in un ambiente e l'ascolto all'interno della cuffia, perché l'esperienza tra questi due tipi di ascolto è estremamente differente. Per facilità di spiegazione ora consideriamo solamente un sistema stereo, quindi con due altoparlanti posizionati davanti a voi nell'ambiente, quindi lasciamo perdere dei sistemi più complessi, anche se sarà poi abbastanza semplice capire l'aggiunta complessità di un sistema a più canali, quindi a più altoparlanti. Quando voi avete due altoparlanti posizionati davanti a voi, il suono che viene riprodotto dagli altoparlanti arriva a entrambe le vostre orecchie. Cioè, non è che quando un suono viene messo dall'altoparlante destro voi lo percepite unicamente con l'orecchio destro, perché il suono arriva alla vostra faccia e quindi viene percepito da entrambe le orecchie, quindi da entrambi gli altoparlanti. Questo comportamento è definito stereo crosstalk o channel crosstalk. Con un paio di cuffie questo ovviamente non avviene, perché il vostro orecchio è direttamente a contatto con l'altoparlante destro o sinistro e la musica viene, l'audio, il sonoro viene sparato direttamente all'interno del vostro orecchio. Quindi con l'uso di una cuffia questo crosstalk è molto minimizzato, ridotto praticamente allo zero. Un'altra importante differenza riguarda il modo in cui l'audio arriva alle vostre orecchie, perché quando siete in una stanza con i vostri due altoparlanti che riproducono musica, la musica arriva a voi in maniera differente in base alla dimensione della stanza, alla distanza dagli altoparlanti, anche la dimensione della vostra testa e il posizionamento delle vostre orecchie. Non solo, considerando che il suono rimbalza sugli oggetti, rimbalza sui muri, alle vostre orecchie arrivano quindi anche tutte queste rifrazioni del suono e siete tempestati da varie direzioni. Ancora una volta questa cosa non accade quando utilizzate una cuffia per il motivo che ho detto prima, e un'altra cosa che non accade è che il suono con l'uso di una cuffia non viene influenzato dal movimento della vostra testa. Cioè, in altre parole, se siete in una stanza con sempre i vostri due altoparlanti e c'è un effetto sonoro che arriva dalla parte destra, se voi muovete la testa in direzione di quel suono, poi percepirete ovviamente quel suono frontalmente, perché state guardando la fonte che ha emesso quel suono. Quando indossate una cuffia, appena muovete la testa, gli altoparlanti vi seguono, di conseguenza non avete più il posizionamento 3D nella vostra stanza in base alla fonte musicale. Considerando tutte queste cose, possiamo quindi dire che con un sistema di altoparlanti esterno voi sentirete i vari rumori, i vari strumenti di una canzone posizionati nell'ambiente attorno a voi e potrete identificare precisamente dove sono posizionate le fonti sonore. Si fa riferimento a questo fenomeno, a questo comportamento, come sound stage.
Quando invece avete a che fare con una cuffia ordinaria, senza particolari tecnologie, si può dire che il suono non è più posizionato attorno a voi, ma è presente all'interno della vostra testa. Quindi lo sentirete appunto come provenire da dentro il vostro cranio. Ok, so che vi ho detto un sacco di cose, le differenze tra la cuffia, tra il suono surround, reale con altoparlanti esterni, sembra che non vi ho ancora detto nulla effettivamente di come con una cuffia è possibile andare a riprodurre un suono surround, ma in realtà vi ho già detto moltissime cose e adesso arriviamo al punto. Tutti questi elementi, questi comportamenti che vi ho spiegato sono accomunati da due grandezze, la potenza e il tempo. Con potenza intendo dire il volume, cioè quanto quel suono è alto, è forte o è basso, è debole e quanto appunto voi percepite quel suono alto o basso. Mentre il tempo è quando quel suono arriva alle vostre orecchie. Esempio, se in un ambiente tridimensionale si vuole simulare il passaggio di un'automobile che arriva dalla vostra destra, vi passa davanti e poi prosegue sulla vostra sinistra, che cosa succederà? Probabilmente nell'altoparlante destro verrà riprodotto il suono del motore dell'auto, prima basso, poi piano piano dall'altoparlante destro, prima basso, poi piano piano si alza, poi questo suono viene riprodotto da entrambi gli altoparlanti per simulare che l'auto è arrivata davanti a voi e poi piano piano si abbasserà nell'altoparlante destro, rimarrà il volume più sostenuto nell'altoparlante sinistro e piano piano si attenuerà per simulare appunto il passaggio e l'allontanamento sulla vostra sinistra. Come fanno i tecnici audio, gli sviluppatori di giochi a riprodurre appunto questi comportamenti che appunto simulano quello che è uno spostamento, ad esempio, di un oggetto all'interno di un'area tridimensionale? La risposta è da ricercare in una scienza, si chiama psicoacustica e appunto, semplificando chiaramente, studia il modo in cui gli esseri umani percepiscono i suoni. Se sentite il rumore di un motore di un'auto molto basso, i casi sono due. Questo significa che o c'è un'auto che si sta muovendo in moto in lontananza o che c'è un'auto molto vicino a noi il cui rumore del motore è molto basso. Pare chiaro che probabilmente il nostro cervello sceglierà la prima ipotesi, cioè che c'è un'auto in lontananza. E immagino che magari molti di voi quando hanno iniziato a fare questo esempio non hanno nemmeno considerato il fatto della possibilità di un'auto molto vicino a noi che emette un rumore molto basso. Bene, questo tendenzialmente è quello che fa, ovviamente in maniera molto più complessa, la psicoacustica. Tiriamo quindi le conclusioni. La psicoacustica ha lo scopo, o quantomeno viene utilizzata, per definire le caratteristiche che un suono deve avere per essere percepito in una determinata maniera. Lo stesso suono che arriva da sopra, sotto, davanti, da parte, dietro di noi, lo stesso identico suono, in base a dove si vuole posizionare, ha delle caratteristiche differenti, delle caratteristiche di volume e delle caratteristiche di tempo, appunto, differenti. Tutte queste caratteristiche di tempo e volume vengono appunto utilizzate per mimare, per simulare tutte quelle cose che appunto vi ho detto a inizio video, per andare a supplire quella che è la mancanza appunto di fisicamente diversi altoparlanti attorno a noi. E anche in quel caso comunque di veri sistemi 5.1, 7.1 o anche di più, in realtà anche lì viene utilizzata la psicoacustica, anche se è un pochettino, come dire, più semplice andare a riprodurre quelli che sono differenti caratteristiche. Gli algoritmi sviluppati dai produttori di cuffie sono quindi in grado di alterare i suoni che arrivano all'interno delle nostre cuffie, quindi nelle nostre orecchie, appunto per alterando il suono e quindi andando a mimare quelle che sono le caratteristiche dei differenti suoni per farceli percepire proprio come loro vogliono. Di conseguenza andando a ricreare un sistema multicanale, un sistema surround tramite una cuffia e facendoci posizionare, dandoci la sensazione che il suono in realtà sia posizionato attorno a noi. Quindi di fatto creare un suono surround non è così difficile. Quello che è difficile è andare a definire e a ricreare quelle che sono tutte le caratteristiche studiate dalla psicoacustica, le caratteristiche che i suoni devono avere per essere percepiti da noi in una determinata maniera. Poi c'è chi ottiene questo risultato utilizzando solamente due altoparlanti, mettendone di più all'interno di ogni padiglione o magari orientandoli in maniera differente. E adesso in conclusione vi spiego anche perché ho utilizzato, vi sto facendo vedere queste cuffie, perché queste cuffie utilizzano un sistema ulteriore, si chiama Wave NX.
Tra tutte le caratteristiche che vi ho detto prima, ce n'è una, se siete stati attenti, che probabilmente non può essere, come dire, simulata solamente dagli algoritmi. E cioè il movimento della vostra testa, perché potete simulare tranquillamente il posizionamento di uno strumento a destra, ma se voi spostate la vostra testa e quindi la vostra cuffia a destra, questo suono appunto vi seguirà. Wave NX permette di utilizzare un posizionamento spaziale, quindi ad esempio con queste cuffie sapranno quando voi girate la testa e di conseguenza potrà riorientare quell'algoritmo che simula il posizionamento dello strumento e a sua volta quindi lasciarlo fermo, come dire, nel vostro mondo virtuale, nel vostro mondo 3D virtuale, in maniera tale da appunto simulare un suono tridimensionale al 100%. In realtà potrei andare anche oltre e parlarvi anche di più di questa tecnologia, però questo video è stato fine troppo lungo, quindi lo chiedo a voi, se vi interessa questo argomento magari faccio un video dedicato e vi faccio vedere fisicamente come funziona Wave NX con queste cuffie. Spero, il video era un po' complicato, ho cercato di semplificare molto, spero come al solito di essere stato in grado di passarvi tutte le informazioni necessarie per farvi capire effettivamente come è possibile che una semplice cuffia con due altoparlanti riesca a simulare un suono surround tridimensionale attorno a noi. Se avete altri dubbi scrivetemi qui sotto nei commenti, vi raccomando lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!